Dicevo poc'anzi che non è lo Spezia di Gotti, non può essere mai lo Spezia di Gotti, è lo Spezia con Gotti semmai, e che in punta di piedi, con grande umiltà, cerca di venire a dare un suo contributo di idee, di passione, di lavoro. E mi auguro una squadra che possa dare soddisfazione, e sia dal punto di vista dell'atteggiamento, un impegno che non deve mancare, questo tipo di cultura del sacrificio e della voglia di andare oltre i propri limiti, senza perdere di vista alcune delle connotazioni che ci sono state in questi due campionati di Serie A, che sono coraggio, impegno, insomma cose belle da mantenere. Abbiamo una rosa a disposizione, giovane, molto giovane, con parecchi ragazzi che secondo me hanno dei margini di miglioramento da verificare. Alcuni altri che magari vengono da un anno dove per vari motivi sono stati penalizzati, si sono penalizzati, Nzola su tutti, Nzola che era stato il capocannoniere della squadra 2 anni fa e che ha avuto meno spazio quest'anno, Burabia che ha avuto poche occasioni di giocare, insomma, giusto per fare 2 nomi, c'è l'apertura da parte mia per verificare che possono essere dei nuovi acquisti. Ecco, una cosa positiva che hai sottolineato è stata quella che lo Spezia è la squadra che ti ha cercato di più e che quindi è stato facile poi trovare l'accordo. Guardi che ci sono state diverse anomalie in questa cosa, nessun tipo di importanza riguardo l'aspetto economico, e già è una prima anomalia di un certo tipo. Abbiamo discusso con il club senza intermediari, procuratori, avvocati, la discussione è durata 3 minuti e la grande gratificazione che io ho avuto è la sensazione che il club cercasse me come allenatore, che cercasse me come persona. Hai chiesto qualcosa al direttore, insomma, qualche rinforzo magari di qualche giocatore che magari ti piace e sai che è alla portata dello Spezia? Non ho fatto nessun nome specifico. Intanto ho a che fare con un club che ha fatto un percorso che ha portato alla costruzione di questa rosa di un certo tipo e che ha fatto grossi investimenti l'anno scorso per mettersi nella condizione di poter affrontare un eventuale blocco del mercato prolungato, e quindi sono già state fatte tante cose. Peraltro conosco Piccini da tanti anni e riguardo alla conoscenza dei calciatori ne sa più di me, insomma.